Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Ricominciamo nel 2023 con le prime sedute dell'Assemblea regionale, con il tema importante che è stato oggetto di acceso dibattito in aula, senz'altro quello relativo all'elezione del nuovo difensore civico della Toscana, che è Lucia Annibali. Risulta eletto la dottoressa Lucia Annibali, difensore civico della Toscana. Il nome dell'ex parlamentare in quota renziana, che ha messo d'accordo le due anime della maggioranza dopo un lungo tira e molla, ha ricevuto il via libera dell'Aula solo alla quarta votazione. Le prime tre, in cui per regolamento è richiesto il voto dei componenti dei due terzi del Consiglio, sono andate infatti a vuoto a causa del forte strappo delle opposizioni, che hanno abbandonato l'Aula al momento della votazione. La prima commissione, prima che la elezione del difensore civico regionale venisse fatta dall'Aula del Consiglio, ha avuto modo di acquisire tutta una serie di curriculum relative a candidature altrettanto spendibili. Ci sono state molte autocandidature da parte di persone che avevano i requisiti per poter ottenere questo incarico, ma altresì sono state fatte designazioni da parte dei gruppi. La prima commissione ha poi elaborato una rosa di nomi che sono stati poi presentati all'Aula al momento della votazione. Un nome indicato dal gruppo misto, dalla consigliera Tozzi, un nome indicato dalla maggioranza, quindi da Italia Viva e dal Partito Democratico, e un nome che invece è stato espressione del Movimento 5 Stelle, che è l'attuale difensore civico della Regione Basilicata. Ritirata la candidatura proposta dalla consigliera Tozzi in aula, la scelta quindi si è fondata sui due nominativi e alla fine è prevalso il nome di Lucia Annibali, espressione della maggioranza, un curriculum qualificato anche come membro della Commissione Giustizia per un ruolo così delicato come quello del difensore civico regionale. Hanno utilizzato la principale figura di garanzia di tutti i cittadini toscani, ovvero il difensore civico, la figura che rappresenta tutti i cittadini e le cittadine della Toscana di fronte alle istituzioni, qualora ci siano controversie. Quindi la figura di massima garanzia per la città, per la regione, è stata utilizzata dal Partito Democratico e da Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza. Io penso sia stata scritta una delle pagine più tristi di questa legislatura sicuramente, una pagina di politica che ha esposto la Regione Toscana alla berlina in tutta Italia. La Regione Toscana, per questa scelta, per questo accordicchio fatto da PD e Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza utilizzando il difensore civico, è finita sulle copertine di tutti i giornali nazionali. La Toscana è stata derisa da Bolzano a Canicattì e dispiace, anche se all'opposizione, far parte di questa pagina di storia. Credo che sia fatto una cosa bella per la Toscana. Lucia Annibali è una donna che ha un valore altissimo a livello umano, a livello etico, la sua storia lo dimostra, la sua battaglia, la sua elemento identitario come difesa di chi ovviamente si impegnerà per difendere i diritti dei cittadini toscani. A lei un compito straordinario, quello di essere il garante di tutti i toscani, un impegno importante. Il difensore civico è l'organismo di garanzia più importante della Regione Toscana, per me è anche un senso di responsabilità straordinaria essere colui che ha avanzato la proposta di Lucia. Ringrazio i colleghi del Partito Democratico che hanno accolto questa proposta. Abbiamo dimostrato che in questi mesi volevamo dare alla Toscana una donna, prima di tutto, vogliamo dare una donna di altissimo valore qualitativo umano per quello che ha vissuto nella sua vita, e credo che la Toscana oggi esca più forte, ne escano più forti i diritti delle donne, degli uomini, dei ragazzi, delle persone, degli ultimi. Credo che Lucia sarà una persona che si dedicherà a tempo pieno a questa esperienza. La Toscana può andare orgogliosa del proprio difensore civico e io personalmente, come capogruppo di Italia Viva, di una forza politica che si è assunta questo onere di responsabilità,
credo di essere veramente soddisfatto nel coronamento di un percorso che denota anche coraggio, tenacia e anche, a mio avviso, lungimiranza. Auspichiamo che faccia un lavoro veramente super partes, anche se purtroppo il modus operandi di questa maggioranza ci fa pensare il contrario. Io credo che gli accordi politici e il rispetto che si ha con gli altri partiti politici, proprio in rappresentanza e nel ruolo che ci hanno scelto i cittadini toscani, vada soprattutto. E noi avevamo deciso di condividere tutti insieme, valutando dei curriculum, il nome migliore per il bene dei toscani. Quindi non siamo stati al gioco, non abbiamo scelto di opporci noi con un nome nostro, ma abbiamo mantenuto fede a quella che era l'accordo fatto con tutti i capigruppo e abbiamo auspicato fino all'ultimo minuto che ci fosse un'apertura da parte della maggioranza nel voler condividere veramente un nome che è fondamentale per tutta la Toscana. Noi abbiamo voluto dare un segnale, cioè che la scelta del difensore civico della Toscana dovrebbe essere scelta fra persone che hanno specifiche competenze nel campo della difesa civica. Per questo abbiamo letto tutti i curricula arrivati con autocandidature in seguito all'apertura dell'avviso pubblico e abbiamo scelto il profilo che ci sembrava più adatto. In effetti ha già un'esperienza, dal 2014 è difensore civico della Basilicata, la dottoressa Antonia Fiordelisi, e adesso lo è in regime di prorogatio. Quindi noi abbiamo cercato di togliere questa logica della spartizione di poltrone dalla nomina del difensore civico. Sicuramente una figura apicale, una figura di garanzia è stata, come dire, messa sul banco per cercare di dare consistenza e tenuta a una maggioranza che in questa vicenda ha dimostrato sicuramente di, come dire, sapersi ricompattare, tutto questo però a scapito di quello che dovrebbe essere la normale dialettica tra maggioranza e opposizione, soprattutto nel momento in cui si parla di figure che dovrebbero caratterizzarsi per neutralità, imparzialità e quindi svolgere, diciamo, un ruolo di interesse a tutto campo, quindi scevro da qualsiasi anche solo riferimento ad una storia politica. Questo è quello che avremmo auspicato e questo è quello che invece non è accaduto nel lungo dibattito in aula. Tra l'altro io ho sottolineato anche come abbiamo perso un'occasione anche per cercare di rivedere in qualche modo quali legislatori, quella che è la stessa figura, diciamo, del difensore civico e della funzione che oggi dovrebbe svolgere appunto quelli che sono gli organi di garanzia della regione. Quindi non abbiamo neanche saputo arrivare a questa scadenza riorganizzando complessivamente quello che è un istituto fondamentale. Ecco perché di fatto noi non abbiamo partecipato con gli altri colleghi del centrodestra a questa elezione, nulla, diciamo, eccependo sulla figura, per carità, della dottoressa Annibali, con il massimo rispetto per la persona e per la sua storia. Però di certo non si possono fare battaglie politiche e, come dire, barattare incarichi per far tenere una maggioranza regionale che anche in passato e anche su questa vicenda ha dimostrato di avere comunque delle grosse, diciamo, dei grossi motivi di crisi. In Consiglio regionale si torna a parlare anche della situazione delicatissima che sta vivendo l'Iran con le tante, troppe vittime del regime, proprio per sensibilizzare sulla questione e mostrare vicinanza al popolo. È stato esposto un grande striscione con i volti delle vittime del regime, ancora una volta in Palazzo del Pegaso. Uno striscione con i volti, i nomi e l'età delle persone condannate a morte dal regime iraniano è stato appeso nel cortile di Palazzo del Pegaso. L'evento fa seguito alla mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale lo scorso 7 dicembre, con cui si è preso l'impegno a intraprendere iniziative di sensibilizzazione anche mediante le esposizioni di idonei materiali all'esterno delle sedi consiliari, finalizzate a dimostrare la vicinanza delle istituzioni e a sostenere in modo sempre più incisivo la causa del popolo iraniano. Il nostro obiettivo è quello di cercare di dare voce a chi soffre di più, e quello che sta accadendo in Iran in questo momento è qualcosa di violento, è qualcosa di drammatico. C'è chi manifesta in piazza per chiedere più diritti, per chiedere libertà, e viene invece represso,
e ucciso con una violenza inaudita. Noi siamo stati la prima regione al mondo, la Toscana, nel 1786 ad abolire la pena di morte, e pensare che oggi chi protesta per avere più diritti viene barbaramente ucciso con la pena di morte dal segno che c'è ancora tanto da fare. Noi non vogliamo voltarci dall'altra parte, non è che avendo risolto un problema da noi il problema non esiste. Dobbiamo lavorare perché la pena di morte sia eliminata da tutti i paesi del mondo, è una battaglia di civiltà, e oggi dobbiamo alzare l'attenzione perché si è abbassata troppo l'attenzione su quello che sta accadendo in Iran, sulle violenze che vengono perpetrate nei confronti di tante ragazze, di tanti ragazzi che chiedono solo una cosa: più diritti e più libertà. E quindi siamo al fianco dei movimenti, del movimento Donna, Vita e Libertà, che tenta di con forza di raccontare quello che sta accadendo, e spero che tutto questo non venga dimenticato e che anche i media, tutti, non ci voltiamo dall'altra parte, perché è una battaglia di civiltà. Purtroppo quello striscione non può essere digitale, perché deve essere aggiornato ogni giorno, purtroppo. Adesso, ad oggi, il numero dei condannati a morte è appena sotto 110, quelli confermati, quelli ufficiali, e purtroppo da quando abbiamo mandato la grafica di quello striscione ad oggi 4 almeno di quelli elencati sono stati giustiziati ingiustamente, solo perché hanno partecipato alle proteste e hanno gridato per la libertà. Non hanno fatto male a nessuno, non hanno ucciso nessuno, non hanno distrutto niente che non fosse loro. Il movimento è ancora in vita. Ovviamente non è come 2 mesi fa, che ogni giorno c'erano manifestazioni grandi per le strade, anche perché lì fa freddissimo adesso e nevica, però il movimento continua, ci sono le campagne di disobbedienza civile, è in pieno regime e sta andando avanti, e la macchina di oppressione del regime sta andando a tutto, con tutti i motori accesi. Questo significa che loro hanno paura, e se hanno paura vuol dire che la minaccia alla loro esistenza è seria, ed è quello per cui spingiamo noi. Spazio anche ad un'altra iniziativa in Palazzo del Pegaso, un convegno dedicato interamente alla vita di Luigi Sturzo. La figura di Luigi Sturzo è stata al centro del convegno sulla pace e la comunità internazionale a 104 anni dall'appello ai liberi e forti, una riflessione ampia e approfondita quella che si è svolta in sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso. Ad aprire i lavori il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ha sottolineato l'importanza di un tema, quello della pace e del ruolo della comunità internazionale, presente proprio nelle prime righe dell'appello con cui il 18 gennaio di 104 anni fa Don Luigi Sturzo apriva la stagione di un nuovo impegno politico dei cattolici italiani alla vita nazionale, superando il non expedit di Papa Pio IX. Sturzo lanciò l'appello ai liberi e ai forti. Nell'appello ai liberi e ai forti c'era un messaggio, per la pace internazionale, per la creazione di una comunità internazionale, che allora era la Società delle Nazioni e poi c'è stato l'ONU. Sturzo diceva che la guerra può essere eliminata nella misura in cui c'è una organizzazione internazionale capace di avere un'autorità morale e di imporsi su tutti i popoli. Quindi mi pare di grande attualità in un momento in cui nella guerra in Ucraina, ecco, assistiamo al fatto che la guerra continua a essere presente sullo scenario mondiale. Con questo è davvero tutto, la puntata della Voce del Consiglio termina qui, vi ricordo che potete sempre seguire sulla nostra emittente tutte le news relative anche alle attività del Consiglio regionale con la nostra informazione. L'appuntamento ovviamente è per la prossima settimana, sempre su RTV 38. Grazie e buon proseguimento. Arrivederci.